Oh, quella che abbiamo dato noi è la definizione di una continuità in un punto. Si parla di una funzione continua in E quando ovviamente è continua in ogni punto di E. Non si dice una funzione continua e basta, è una funzione continua in tutti i punti del dominio. Allora, vediamo un po' se allora, la funzione, facciamo un paio di esempi. Prendiamo la funzione f di x uguale x. Questa funzione definire tutto f. Secondo voi è una funzione continua o no? Basta semplicemente, io devo dimostrare che il limite di f di x per x che tende a x con 0 è uguale a f di x con 0. Dico sia epsilon uguale a 0, scelgo delta uguale a epsilon, se x meno x con 0 è minore di delta che è uguale a epsilon, allora x meno x con 0, che è anche il valore della funzione, è minore di epsilon. È banale, no? Questo è f di x meno f di x con 0, perché la funzione è la funzione di tempo. Quindi questa funzione è continua. Allora andiamo a vedere questa funzione qui. Prendiamo la funzione x quadro. Questa funzione, vabbè, la parabola non è che mi viene. È continua? Perché? È continua. La funzione f di x uguale x quadro, è continua. Perché? Volete fare un altro limite? Perché non ha discontinuità, è tautologico. L'abbiamo fatto le fallaci, è continua perché non ha discontinuità, è tautologico. Che ho detto, che c'era scritto sulla lavagna 5 anni fa? Che c'era scritto? Che se faccio il prodotto, la somma, il prodotto, la differenza di due funzioni continue, e questa è x per x. X abbiamo la funzione identica, abbiamo visto che è continua, x per x è continua. Allora, se adesso qua ci metto un polinomio qualunque, mettiamo un bel polinomio di grado 3. È continua? Sì, è continua. Perché? Perché è la somma di un polinomio, è la somma, il prodotto, è la somma di più monomi. Un monomio è il prodotto di tante volte x. Quindi è la somma di funzioni continue. I monomi sono tutti continui perché sono x alla qualche cosa. X alla qualche cosa si ottiene moltiplicando x alla 5, serve x alla 4 per x, ma x alla 4 e x alla 3 per x. E quindi sono tutte funzioni con. Quindi non c'è bisogno di stare là. Adesso vediamo un po', cambiamo un po', domanda. Allora, e dove è definita? Su R meno l'origine. È continua? Sì.
No, non è continua. Voi ci sentite quando parlo io? Allora, che ho detto? La continuità si può controllare, verificare dove? E nel dominio zero ci sta? No. No. È continua. Qua c'è tutta la differenza tra fare lezione all'università e fare lezione al quinto scientifico. È vero che si tratta di una definizione. Qua non c'è nessuna discontinuità. Dove la vedi la discontinuità? Quando tu mi dici una discontinuità, mi devi dire in quale punto? Zero. Zero non sta nel dominio. Quando voi dite che questa è discontinua, in zero, poi vediamo i tipi di discontinuità, eccetera, intendete dire che il limite in zero da sinistra fa una cosa e da destra fa un'altra cosa. Da sinistra fa meno infinito e da destra fa più infinito. È un altro fatto. Questa funzione, se si vuole parlare con precisione, quando lo faremo, non è prolungabile con continuità. Cioè, se io mi metto in destra, cioè non mi... Allora, se io prendo questa funzione, x fratto valore assoluto di x, ok, questa funzione dove è definita? Chi è il dominio? R meno 0. E fuori di, R, fuori di 0 questa funzione come fa? Qua vale? Qua vale? Allora, se ci metto 3, quanto fa la funzione? 3. Se ci metto 5? Cioè, se ci metto un numero positivo, la funzione vale? Se ci metto un numero negativo al posto di x, la funzione vale meno 1 sui negativi, 1 sui positivi. Anche qua vedremo che non sarà prolungabile con continuità. Facciamo la funzione f quadro di x, f è quella di sopra. Stavolta quanto vale questa funzione? X quadro fratto x quadro. Vale 1 qua, vale 1 qua. È in zero? In zero non è definita, se non era definita lei, non è definita neanche il quadrato. È chiaro? Quindi in zero la funzione non c'è. Punto nel dominio non c'è. Vale 1 su tutti i punti tranne che in zero. Sì, però questa, uno dice, ma tu prendi sta funzione e continua dappertutto. Scusate, è costante dappertutto, meglio ancora, tra, diciamo, e non è definita in un solo punto, ma definiscila pure in quel punto e mettila qua alla 0, mettila qua alla 1, scusate. Allora, qui si parlerà, non è una discontinuità eliminabile, sarebbe una discontinuità se la funzione fosse definita in 0, ma siccome la funzione non è definita, se era la funzione segno, questa non è la funzione segno, quella qua è la differenza. La funzione segno è definita anche in 0 e vale 0. Allora quella è discontinua, perché in 0 è definita. E il valore non è uguale al limite. Il limite da destra fa 1, il limite da sinistra fa meno 1, il valore di 0 fa 0. Ma questa non è la funzione segno. Coincide con la funzione segno dove sono entrambe definite, ma questa c'ha un dominio di meno. C'ha un punto in meno nel dominio. C'ha un dominio più piccolo. Questa è continua. Cioè, il concetto che mi deve entrare in testa è che fino a che non ce la definisco in un punto x con 0 la funzione, non può essere discontinua in x con 0. Diceva Henry Ford, tutto quello che non ci sta su una macchina non si rompe. Per esempio, l'altacristallo elettrico non ci sta, non si rompe. Se non c'è, non si rompe. Quindi tutti i punti che... Allora, dovete pensare a Henry Ford, dice, tu, se un punto nel dominio non ci sta la funzione, non può essere discontinua in x con 0. Allora, un esempio di funzione discontinua? La funzione segno. La funzione segno di x adesso vale meno 1 se x è negativo,
1 se x è positivo e 0 se x è uguale a 0. Vabbè, la scrivo un po' più a sinistra. Questa è discontinua, dove? In 0. Perché 0 è un punto di accumulazione del dominio, sì. La funzione in 0 vale 0. Il limite della funzione quando vale? Non esiste, da destra fa 1, da sinistra fa meno 1. È chiaro? Ah, se faccio la funzione segno al quadrato, f quadro di x segno al quadrato di x, questa fa 1 se x è diverso da 0, 0 se x è uguale a 0. In questo caso si parla di discontinuità eliminabile, perché stavolta la funzione è discontinua perché è definita anche in 0. Però, dice tu, nel punto il limite ce l'hai, fa 1, ma il valore della funzione faceva 0, ed è discontinua. Che cosa è più facile modificare, il valore della funzione o il limite? Quello della funzione lo prendo, lo diciamo, elimino il valore che c'era prima, ci metto 1 al posto di 0 e la discontinuità è sparita. Oh, questa è discontinua, perché il quadrato di 0 in 0, questo faceva 0, il quadrato di 0 fa 0, non fa 1. È chiaro? Quindi la grafica di questa funzione fa 1, 0, 1, però è una discontinuità, questa si chiama eliminabile, perché dice deriva dal fatto che tu il limite ce l'avevi, faceva 1, perché ci vuoi mettere il valore 0? Togli quel valore 0 e sostituiscilo con 1. Nei casi precedenti dove la funzione non è definita si parlava di prolungabilità. Allora, se la funzione non è definita in 0, qua non è prolungabile con continuità, appena ci vado a mettere un valore qua diventa discontinuo. Se non era definita in 0, non era prolungabile con continuità, perché qualunque valore non può coincidere con 1 da una parte e come venuto dall'altra parte. Qua invece è, se non era definita in 0, sarebbe stata prolungabile con continuità, perché diceva, vabbè, ce la devo andare a mettere il valore, il limite faceva 1, ci metto 1 così diventa con. Scusa, ma questo non è come fare, come fa il fisico per dimostrare che tutti i numeri sono visibili? No, no, questo è semplicemente attenersi alla definizione. No, no, assolutamente, dico cambiare il valore del limite perché non è... Ah! Non sto dicendo che tu lo cambi se una funzione è, se una discontinuità è eliminabile, in quel caso si prevede di cambiare il valore della funzione. Non sto dicendo che quando l'hai cambiata è la stessa funzione di prima. Se dicessi che quando l'hai cambiata è la stessa funzione di prima, se io prendo la funzione segno quadro, la funzione segno di x al quadrato sarà sempre discontinua in 0. Se prendo la funzione 1, quella è continua, perché se io prendo la funzione segno quadro, prendo il valore 0, ci metto 1 al posto di segno quadro, la funzione diventa 1 dappertutto, diventa di nuovo la funzione 1, e quella è continua. Cioè, se la cambio una cosa, infatti eliminabile, non eliminata, che la posso eliminare, però la posso eliminare cambiando la funzione. Chiaro? Però lì si può parlare di discontinuità perché c'era la discontinuità. Se il valore della funzione non c'è nel punto, non si può parlare di discontinuità. Ok. Allora, se vogliamo vedere appunto quali sono i tipi di discontinuità, anche qui non voglio in nessun caso sentir parlare di discontinuità. Adesso li andiamo ad esaminare. Non voglio in nessun caso sentir parlare di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Può innescare reazioni isteriche da parte mia. Perché non voglio sentir parlare di discontinuità di prima, seconda e terza specie? Non è ora. No, a parte che... Per quale motivo? Perché poi magari trovi il libro che... l'ordine lo mette in, diciamo, in modo diverso, allora quello che per te è prima per me diventa terza e così via. Le discontinuità sono effettivamente di tre tipi, abbiamo tre possibilità.
abbiamo tipi di discontinuità. Allora, per x con 0 chiaramente è un punto di accumulazione per x, perché se è un punto isolato era sempre continuo. Allora, prima possibilità, limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L reale che è diverso da f di x con 0. Stavolta specifico reale, perché qua più infinito non ci va bene, perché se il limite fa più infinito, per esempio, non è che la funzione, noi parliamo di funzioni reali, di variabili reali, in una funzione non possiamo mettere i valori più infiniti. E anche x con 0 deve essere un punto sempre del dominio, eh? Vabbè, c'ho scritto f sopra. Questa è quella che si chiama discontinuità eliminata. È una... è un mismatch, no? Cioè qui abbiamo il limite fa una cosa, f di x con 0 fa un'altra cosa. Cambia questo, mettici L, hai eliminato la discontinuità. Seconda possibilità, parliamo di una discontinuità a salto. Ripeto, x con 0 deve essere sempre un punto del dominio. Sta scritto qua, sta scritto chiaramente qua, x con 0 è un punto del dominio. La discontinuità a salto sia quando il limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x è diverso dal limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x. È vero che la funzione 1 su x ha un limite, da una parte fa meno infinito, dall'altra fa più infinito. Però x con 0 non sta in e. X con 0 sta in e, se no non si parla di x con 0. Assalto, non ho più sorella di in questo caso chi è il salto? Cioè, perché si parla di discontinuità? Perché f di x con 0 ha un valore, qualunque valore questo sia non può coincidere con questi valori qua, o coincide con uno o coincide con l'altro, ma siccome questi due valori sono diversi il limite non esiste, però esistono i limiti sinistra e destra. Quindi per esempio io potrei, se uno di questi due limiti è finito, qua si parla di discontinuità a salto, volendo anche, basta che la funzione sia definita però nel punto, anche quando i due limiti sono meno infiniti e più infiniti, semplicemente il salto è infinito. Però cosa posso fare? Se uno di questi due, per esempio, supponiamo che questo limite sia 1, allora io in x con 0 prendo, mettiamo che la funzione valesse 1, allora se io cancello tutto ciò che sta a sinistra di x con 0 la funzione diventa continua. Per esempio, se la funzione fa così, no? Qua c'è un limite, poi parte da 1 e va così, e in 0 vale proprio 1, ok? Allora se io cancello questo pezzo e parto col dominio da 0 in poi, la funzione diventa continua, è chiaro? Quindi là ancora posso fare qualcosa per però chiaramente anche in questo caso cambia la funzione, no? Sto guardando solo il, diciamo, la parte del pezzo del dominio in quel caso per x maggiore o uguale di 0. Il terzo caso, terzo e ultimo caso, che il limite per x che tende a x con 0 di f di x non esiste e non siamo nella situazione precedente, e non siamo nel caso 2. Perché anche in questo caso il limite non esiste.
Allora, in questo caso si parla di discontinuità essenziale. Essenziale perché proprio il limite non ci sta. Mentre, ripeto, x con 0 deve essere sempre un punto di e, quindi il valore di f in x con 0 ci sta. Esempio, la funzione f di x che vale quello che vi pare, per esempio 0 se x uguale a 0, e vale seno di 1 su x per x diverso da 0. Allora, se andate a fare il grafico di questa funzione, il grafico di questa funzione farà una cosa così. Lo faccio solo da destra, insomma, la funzione è dispari, quindi da sinistra farà così. Quindi oscilla per valori compresi tra meno 1 e 1, oscilla in maniera sempre più rapida quando mi avvicina a 0. Il limite di questa funzione in 0 non esiste, il valore della funzione in 0 vale 0 o quello che vi pare, tanto qualunque cosa sia, rimane che questo limite non esiste, e non esiste non perché ci sono limiti di sinistra e destra, che anche in quel caso non esiste, ma non esiste per un attimo di, per esempio perché almeno da sinistra o da destra non c'è, qua non c'è né da sinistra né da destra, e quindi si parla in questo caso di discontinuità essenziale. Cancello strani, non posso salvare neanche mezzo ramo della funzione e farlo diventare una funzione comune, è chiaro? Qui non ci posso fare meno. Quindi eliminabile a salto essenziale. Dice, ma allora quella per esempio funzione segno discontinuità a salto, funzione segno al quadrato discontinuità eliminata, funzione quella lì discontinuità essenziale. Dice, la funzione 1 su x sostanzialmente è discontinua là, nel senso che non è discontinua, non è prolungabile con continuità. Cioè, se tu la vuoi estendere, perché giustamente diceva lui, se io cambio una funzione, devo dirlo che cambia, ma allora se cambio il dominio della funzione e ci metto il valore anche in 0, non potrà mai essere continua, già lo so da prima. Allora, questa situazione si dice non è prolungabile con continuità, è diverso da dire è discontinua. Se non ci sta il valore, fino a che non c'è il valore della funzione del punto, non è discontinuo. Nel senso che non c'è proprio il valore. Ok? Ok. E va bene. Ora, qua poi vi daremo anche parecchi esempi, insomma, giovedì ci specializziamo un po' di più. Poi invece, adesso ci abbiamo una mezz'oretta. No, ci abbiamo... da 32 a 55 ci abbiamo 20 minuti. Allora, conseguenza del teorema punte, diciamo corollario, allora abbiamo f da e a valore in r.
Poi prendiamo x con 0 appartenente ad E, allora f è continuo in x con 0 se e solo se per ogni x con n contenuta in E, tale che x con n converga a x con 0, sia che il limite di f è esattamente il teorema Ponte dove al posto di L ci ho messo f di x con 0. In realtà ci sarebbero due situazioni a parte da controllare. Una situazione è quella in cui x con 0 sia un punto isolato di E. In quel caso dire che x con n converge a x con 0 vuol dire che le uniche successioni sono convergenti sono quelle costanti, diciamo definitivamente uguali a x con 0. E allora anche questa successione f di x con n è definitivamente uguale a f di x con 0, quindi la conclusione rimane vera. Poi un'altra cosa da controllare sarebbe che nel caso del teorema Ponte qua c'era scritto contenuto nella, in E meno il punto x con 0, cioè si eliminava il punto x con 0 perché lì parlavamo di limite. Qui non si deve togliere il punto x con 0, perché se x con n per caso fosse uguale a x con 0 non ci sarebbe problema, perché f di x con 0 è proprio uguale a limite, quindi non ci sarebbe nessun problema. Quindi diciamo è un banale adattamento del teorema Ponte. Quindi quando è che continua una funzione? Se e solo se ogni volta che prendo una successione converge a spunto, f della successione converge al valore della funzione. Se e solo se. Ripeto una banalità, ma voglio essere preciso. Noi abbiamo fatto partire n da 1, quindi la mia successione qua parte da x con 1, non parte da x con 0, quindi sono legittimato a mettere come limite x con 0, perché per me i naturali partono da 1, se no ci sarebbe un piccolo abuso di notazione. Ok, vediamo un po' però, diciamo, se riusciamo a trovare alcune funzioni che sono continue. Per esempio, supponiamo di avere una funzione da R in E. Supponiamo che valga questa condizione. Supponiamo che f di x meno f di y sia sempre il valore assoluto minore o uguale. Qua ci posso mettere anche una costante. Sì, una costante L per x e y. Questo però un x e y appartenente a R. Poi vedremo se esistono funzioni che esistono, però diciamo per adesso noi non lo sappiamo se ci sono funzioni che soddisfano questa disuguaglianza. Allora io dico che f è continuo. Una funzione che soddisfi questa disuguaglianza automaticamente è continua. Continua dove? In tutti i punti. Ma perché? Dimostriamo, la dimostrazione è banalissima. La dico. Fissiamo x con 0 e facciamo vedere che f è continuo in x con 0. Allora, che cosa dico? Dico sia epsilon maggiore di 0. Prendo delta uguale epsilon fratto n. Allora, se x meno x con 0 è minore di delta, allora io so che f di x meno f di x con 0 è minore
di L per x meno y con z, che è uguale, che è minore, scusate, di L per delta, che è uguale a y. Fine della dimostrazione. Qui ho usato la disuguaglianza generale, al posto di y ho messo x con z. Poi ho usato il fatto che questa è la minore di delta, poi ho usato il fatto che delta è uguale a epsilon fratto L, epsilon fratto L, L e L si semplifica e rimane epsilon. Quindi, se valesse una condizione del genere, se valesse una condizione del genere, io sono sicuro che la funzione è continua. Poi qua il ragionamento è dipeso in qualche modo da x con 0? No. Cioè, se adesso ho visto un altro punto x con 1, funziona qua. Quindi la funzione è continua dappertutto. In realtà, siccome qua la scelta di delta dipende solo da epsilon e non da x con 0, vedremo che questo sarà un caso particolare di quello che poi si chiamerà una funzione uniformemente continua. Perché per scegliere quel delta, io avete due parametri. Potete fissare x con 0 ed epsilon. Epsilon dovete fissare sempre in questi ragionamenti. E poi potete fissare anche x con 0 in questo caso. Allora delta può dipendere sia da epsilon che da x con 0. E ottereste sempre una funzione continua. Se però il delta non dipende da x con 0, che significa che il ragionamento lo potete ripetere in ogni x con 0. In quel caso si parlerà, poi daremo la definizione, la scriveremo, non la daremo sulla voce. Si parlerà di funzioni uniformemente continue. Quindi queste funzioni qua non saranno solo uniformemente continue, ma saranno proprio uniformemente continue, cioè qualcosa in più. Una funzione del genere si chiama lipschitziana di costante L. Si chiama lipschitziana di costante L. Allora, vediamo un po'. Io no, le cose non le faccio così solo per teoria, le faccio pure per applicarle quasi tutte. Quindi, vediamo se conosciamo qualche funzione lipschitziana. Usiamo la lavagna di dietro. Allora, facciamo quindi, calcoliamo due o tre limiti notevoli, adesso vediamo un po'. Oggi abbiamo fatto parecchia roba, però adesso ne vediamo qualche frutto. Allora, ci sono due funzioni che avete incontrato, o almeno se non l'avete incontrato la dovete incontrare forse nei precorsi, che sono le funzioni seno e quest'altra la chiamo g, coseno di x. In realtà il grafico è traslato l'uno dell'altro, quindi sembra la stessa funzione sostanzialmente, però seno e coseno. Allora, non sto a fare, vabbè, faccio giusto un attimo il grafico. Funzione seno. Oh, quando faremo le derivate, vedremo, anzi già oggi lo possiamo capire, insomma, la massima pendenza del seno è a 45 gradi. Quindi non mi fate, spesso mi fate anche all'esame grafici di questo tipo, capito? In cui sembra tanto che la tangente nei punti di intersezione sia verticale, sembra molto. Allora io
siccome una sembra non è una prova, prima vi chiedo, ma qui la tangente com'è? E voi non fate bella verticale. A quel punto dico no. Non può essere una funzione, anche se fosse seno di 100.000 x, la tangente non può mai essere verticale. Ok, questo è il grafico della funzione seno. Un'approssimazione del grafico. Ok. E la funzione coseno, semplicemente, basta che spostate l'asse qua. Adesso, queste funzioni, seno di x meno seno di x con 0, quanto fa? Ho formule di Prostaperti, fa 2 coseno di x con 0 mezzi per seno di x meno x con 0. Adesso, così, 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 minore o uguale di 2, il seno e il coseno sono sempre compresi da meno 1 e 1, quindi questo lo maggioro con 1, il seno di un angolo, seno di x, o seno di t, in modo assoluto, è sempre minore o uguale di t. Quindi, qui ci posso mettere x meno x con 0. Mezzi. Mezzi e mezzi semplifica. Cosa ho dimostrato? Se ci avete capito qualcosa. Che è la funzione? Lipschitziana. Di costante? 1. E allora? È continuo. E se lo faccio con coseno è uguale. Se lo faccio con coseno qua ci viene meno seno e qua ci viene un'altra volta seno. Questo qua si maggiora sempre con 1 perché il valore assoluto di meno seno e il valore assoluto di seno è uguale. Il valore di seno di seno è sempre meno uguale di 1. Quindi seno e coseno, ovviamente il fatto di traslare il grafico non è che se è continuo rimane continuo, no, se è lipschitziano rimane lipschitziano. Quindi queste sono due funzioni lipschitziane, quindi sono con. Vediamo come questo fatto ci può aiutare a calcolare i limiti. Allora, cominciamo a vedere. Limite per x che tende a 0 di sen x su x. Lo faccio. Allora, questa qua è una funzione pari. Che significa pari? Che se scambio x con meno x, questo dispari cambia di segni, questo dispari cambia di segni, il valore della funzione rimane uguale. Quindi, essendo una funzione pari, il limite lo faccio da destra, lo faccio da sinistra e sarà uguale. Allora, lo faccio da destra. Da destra io dico sen x è più piccolo sempre di x, ripeto, x è maggiore di 0. Però, beh, questa disuguaglianza è meno evidente. Allora, questo è il seno, la lunghezza di questo è x e la lunghezza di questo è tangente x. Ecco, un po' meno evidente che la lunghezza di questo è più lunga della lunghezza di questo. O se preferite, se prendete un poligono circoscritto alla circonferenza, questo è più lungo della circonferenza. Comunque, è vera. Diciamo, la diamo per buona geometricamente. Quindi sen x per x positivo è compreso tra x, diciamo x è compreso tra sen x e tangente x. Adesso, che vuol dire? Vuol dire che sen x su x è maggiore di 1, ma è diciamo è minore di 1, ma è maggiore di cosen x. La prima la ricavo dividendo a sinistra, la seconda la ricavo sostituendo che tangente è seno su coseno e portando x da questa parte e coseno dall'altra parte. A questo punto faccio il limite per x che tende a 0, la riscrivo qua
sen x su x è compreso tra 1 e coseno di x. Già l'altra volta ho detto che per x che tende a 0, questo tende a 1, questo vale 1 e quello in mezzo deve tendere a 1. Perché tende a 1? Coseno di 0 è 1 e perché è una funzione? Il limite della funzione è uguale al valore della funzione del punto. E perché è continua? Perché l'ho dimostrato agli scienziati. Stavolta l'ho dimostrato che questo è continuo. Quindi stavolta il ragionamento funziona. L'altra volta ci mancava che sapevamo che quel limite faceva 1, ma non l'avevamo ancora dimostrato. Facciamone uno un po' più complicato stavolta. Non è complicato più di tanto. Facciamo limite per x che tende a 0 di 1 meno coseno di x fratto x quadro. Allora questo lo posso scrivere come coseno di 0 meno coseno di x. Posso applicare un'altra volta le formule di Prost? Quindi questo è il limite per x che tende a 0, sotto c'è x quadro, allora devo fare coseno di p meno coseno di q, qua mi viene meno 2 seno di p meno q mezzi per seno di p più q mezzi. Forse era meglio per teoria questo, ma è la stessa cosa. Quindi applicando le forme di Prostafesi ottengo questa uguaglianza. Prima di tutto il seno è una funzione dispari, quindi questo meno e questo meno si cancella. In secondo luogo qua posso scrivere uguale a un mezzo per il limite per x che tende a 0, qua ci scrivo sen quadro di x mezzi e qua sotto ci metto x mezzi al quadrato. Perché x mezzi al quadrato, qua viene x quadro, qua il 4 passa al numeratore, 4 diviso 2 fa 2, vedete che vi trovate con 2. Ora questo è il primo esempio di sostituzione che incontriamo. Se x tende a 0, x mezzi che fa? Pure tende a 0. Allora se x mezzi lo chiamo t, questo è un mezzo limite per t che tende a 0, sopra c'è scritto sen quadro di t e sotto c'è scritto t quadro. Ci sono problemi in questa sostituzione? Chi è che giustifica questa sostituzione? Se volessimo fare il ragionamento per bene, questa sostituzione è giustificata dal teorema del limite della funzione composta che abbiamo fatto stamattina. Adesso non ho il tempo di farvelo vedere, poi una volta su un esercizio lo faremo. Sono verificate le ipotesi? Sì, perché sostanzialmente queste sia x che x mezzi tendono a 0 senza valere mai 0, quindi non ci sono problemi nel fare il cambio di variabile. Perché se vi ricordate il problema ci poteva essere quando vicino al limite io assumevo lo stesso valore del limite, siccome queste tendono a 0, ma quando sto vicino a 0 non valgono 0, sono in un punto diverso, non ci sono problemi. Comunque questo è il tipo di sostituzione che facciamo. Adesso questo limite che cos'è? È seno di t su t per seno di t su t, quello è un limite, che faceva 1 moltiplicato per un'altra funzione che tende sempre a 1 fa 1, per un mezzo che c'è fuori questo limite fa un mezzo. Allora se io lo voglio scrivere meglio sto limite, come lo posso scrivere? Posso scrivere così: 1 meno coseno di x fratto x quadro è uguale a un mezzo più qualcosa che tende a 0. Questo tendeva a un mezzo, allora è uguale a un mezzo più qualcosa che tende a 0. Allora se lo voglio scrivere meglio moltiplico per x quadro, trovo 1 meno coseno di x uguale un mezzo x quadro più una cosa che tende a 0 moltiplicata per x quadro è
1 piccolo di squadra, cioè una cosa che tende a 0 anche quando la dividi per squadra. Porto coseno di x a destra e tutto il resto a sinistra, o porto 1 a destra e cambio segno, e mi viene 1 meno x quadro mezzi più o piccolo di squadra. Allora, controllate se abbiamo fatto errori. No, nell'ultimo passaggio, il resto, fino al penultimo passaggio è corretto. Anche l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio è corretto o no? Non ha cambiato di segno. Cosa non ha cambiato di segno? Meno coseno di x. No, no, no. Hai portato solo dall'altra parte. Meno. Più x. Ecco. Allora, qualcuno ha notato. No, no, qua ha cambiato di segno correttamente. Qualcuno ha cambiato che non. Che x, o piccolo di squadra sarebbe venuto col? Segno negativo. Qua dovete stare attenti, la notazione di Landau. Landau come quello di Spandau Ballet. Landau. Ok? Nel senso, ho piccolo di x quadro, questo uguagliato non dice che ho piccolo di x quadro è uguale a 0. O piccolo di x quadro non è una quantità precisa, è una qualunque funzione che è divisa per x quadro quando x tende a 0 tende a 0. Quindi l'opposto di una tale funzione è sempre una funzione dello stesso tipo, però pur cambiando di segno poi la roba lì non è uguale a 0. Cioè attenzione, non è un o piccolo di x quadro non è un numero. Poi non vi preoccupate, impareremo a fare esercizi. Adesso non voglio concentrarmi su questo, voglio concentrarmi sulla formula finale. Questa formula finale, vedete, dice la stessa cosa del limite che avevo scritto all'inizio, però da questa formula finale deriva anche che per x che tende a 0 questa roba tende a 1. Quindi comincia a essere una cosa interessante. Se poi troviamo un modo più generale, più automatico per produrre formule di questo tipo anche più lunghe, questo può essere utile per i limiti, no? Va bene.